Assessore, per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, tante iniziative. Intanto c'è questa casetta Scambia Libro proprio qui nel cuore del parco fluviale di Teramo. Esattamente, il primo momento importantissimo, anche perché la casetta è realizzata con materiale di recupero, quindi tutto ciò che per noi era potenzialmente scarto gli è stata data una nuova vita attraverso questa casetta, che contiene all'interno già di per sé dei libri, in modo tale che chiunque voglia venire possa prenderli o inserirli, perché anche il libro è una delle forme più importanti che noi abbiamo. Magari un libro ci dona tanto a livello psicologico in un determinato momento della nostra vita e vogliamo condividerlo, invece di lasciarlo abbandonato all'interno delle nostre case o peggio ancora portato in discarica, possiamo assolutamente usufruire di questa casetta, che è un primo momento. All'interno della settimana, quindi, che va dal 20, quindi da domani a sabato prossimo, il 27 di novembre, ci saranno due momenti importanti. Uno che si svolgerà la mattina all'interno del parco fluviale, grazie al supporto dei volontari del WWF, alla collaborazione dell'amministrazione comunale e della Teramo Ambiente e delle scuole che parteciperanno, quindi di una serie di volontari anche che parteciperà. Si raccoglieranno appunto i rifiuti che ancora purtroppo oggi continuano ad esistere sui nostri parchi verdi, e soprattutto momento altamente formativo è quello del pomeriggio, dove gli stessi rifiuti raccolti all'interno del parco fluviale verranno trasferiti a Piazza Martiri, chiaramente poi verranno portati via, ma semplicemente per un momento formativo e informativo. Anche qui ringrazio anche la Teramo Ambiente, che spesso si è da sempre occupata della divulgazione delle informazioni legate appunto a come buttare, a come riciclare e a cosa effettivamente scartare dalle nostre case. Cercheremo di creare un ponte, un collegamento con i cittadini, cittadini curiosi che passeranno per il corso sabato, per spiegare che cosa fare anche quando ci sono dei dubbi. Tante sono le pratiche che stiamo cercando di mettere, di portare a conoscenza di tutti quanti, perché gli obiettivi che noi ci poniamo, che noi come collettività ci dobbiamo porre, sono tanti, sono alti. In parte sono stati raggiunti, perché già abbiamo avuto un report la settimana scorsa di Legambiente che ci vede al decimo posto per la produzione di rifiuti, quindi c'è stato un abbattimento importante nella produzione dei rifiuti. Tanto ancora si deve fare e si può fare. La dimostrazione, ripeto, è questa casetta, che sembrava contenere roba da dimenticare, in realtà invece è un momento che rientra perfettamente nel concetto di economia circolare. Ecco, i dati sulla differenziata sono anche buoni, si è ormai raggiunto il 70%, sopra il 70%. Superato ampiamente, quindi il cittadino teramano è diventato anche virtuoso, si vedono anche meno discariche in giro, le cosiddette micro discariche che si vedevano una volta anche qui lungo il parco fluviale, anche merito magari del battage pubblicitario, anche di informazione da parte di Teramo Ambiente, delle fototrappole, insomma tante le iniziative che avete messo in campo. Ma anche io un ringraziamento vorrei farlo anche alle scuole e ai ragazzi all'interno delle scuole, che hanno capito qual è il senso reale della preservazione del pianeta Terra. Noi possiamo essere da supporto per le nuove generazioni, però bisogna insegnare sin da piccoli come effettivamente bisogna comportarsi, e devo dire che probabilmente la curiosità e anche l'età dell'infanzia ci permettono di raggiungere prima di tutto gli obiettivi, la consapevolezza di cosa si acquista per come poi effettivamente smaltirlo. Il comune, l'amministrazione ci crede in questo tipo di progetto, anche Umana rientra, quindi tutto ciò che è lo scarto del nostro abbigliamento, dei nostri accessori, rientra nelle buone pratiche. Discariche ce ne sono, qualche cattiva pratica ce n'è ancora, più di qualche, però devo dire che anche qui le forze dell'ordine, dell'amministrazione comunale, della polizia municipale, in particolar modo il vigile ecologico, monitorano attraverso fototrappole, attraverso anche segnalazioni, quelle che sono gli abbandoni, e devo dire che ci sono anche delle sanzioni che vengono elevate proprio per punire questi cattivi comportamenti. Non è questo l'obiettivo è quello di migliorarci tutti quanti.
e speriamo di essere sulla strada giusta.